Memento Domine è un salmo responsoriale. Ricordati, o Signore, di cosa? Ebbene, della storia del Sud, della tragedia del Sud. Perché vedete, le tragedie sono sempre avvenute. Non è che la rivoluzione francese sia stata una passeggiata, però nessuno nega che è esistito il terrore, la rivoluzione francese, e che sono esistite delle, diciamo, delle vicissitudini e delle sofferenze. Noi invece al Sud è stato negato il ricordo, cioè la storia è stata negata, non è successo niente. All'improvviso, non si sa come, è cambiato un re, ne è venuto un altro, ma non è successo niente. Ora, privare un popolo della sua storia significa togliere dignità. Quindi non sono state le crudeltà, le guerre perdute, chi aveva torto, chi aveva ragione. Quello che veramente grida vendetta è il negare che sia avvenuto. Voi sapete, sono ancora segretate 150.000 pagine, nonostante che la regione Campania e anche la regione Lucania abbiano chiesto più volte di accedere a queste pagine. Ebbene, cos'è avvenuto in queste terre? Ecco perché il titolo Ricordati, o Signore, perché quando l'uomo non vuole ricordare, e allora non ci si può che affidare a un ente supremo, a qualcosa di supremo come appunto il buon Dio. E allora che cosa è avvenuto? Bene, io sono tra quelli che dico che i torti, sicuramente avevamo ragione, perché chi sta a casa propria ha sempre ragione, chi è invaso. Ma sicuramente c'è stato chi in quel momento non aveva compreso i tempi, cioè non aveva compreso che dopo la rivoluzione francese tutto stava cambiando, e l'illuminismo aveva preparato la rivoluzione francese, il Borbone, il re Borbone non aveva capito che appunto era diverso, bisognava concedere la Costituzione, che il popolo voleva la Costituzione. Ecco, non lo ha capito, però questo non giustifica che qualcuno con la scusa della fratellanza scenda e senza dichiarare minimamente guerra invada i territori che non appartenevano. E una cosa del genere è avvenuta solo una volta e neanche nella storia, quando l'ambasciatore giapponese ha consegnato, nel momento dell'attacco di Pearl Harbor, ha consegnato la dichiarazione di guerra agli Stati Uniti, ma almeno l'ha consegnata. Ma Vittorio Emanuele II, quando è sceso qui al Sud, non ha mai dichiarato guerra al Sud. Tra l'altro erano cugini con il Borbone. Allora, è qualche cosa che non si può spiegare. Ma la spiegazione reale, sapete chi ce la dà? Una persona che forse era il più che altro onesto mentalmente, Giuseppe Garibaldi. Ecco, io quando ho sentito che l'anno scorso si festeggiava il 17 marzo, ho pensato, ma come vanno a festeggiare il 17 marzo? Garibaldi, nella prima riunione del nuovo Parlamento d'Italia, del nuovo Regno d'Italia, attaccò ferocemente Vittorio Emanuele II, Cavour, dicendo non mai sarei dovuto andare al Sud se questo poteva significare quello che poi è avvenuto. E quindi tutti gli uomini, da Garibaldi, pensate che poi manda un suo figliolo a combattere con i briganti, questa la dice lunga. Lui voleva un altro tipo, voleva appunto un'Italia unita, ma non voleva sicuramente il massacro del Sud. Però io qualche volta dico, se stava a casa sua pure Giuseppe Garibaldi ci faceva un favore. In ogni caso, il Sud è stato messo a ferro e fuoco e si chiamavano fratelli. È stata promulgata una legge che si chiama la legge Pica. Questa legge significava fucilazione senza processo. Cioè uno veniva neanche interrogato, fucilato, torturato senza processo. Ecco, tutto questo poi, diciamo che faticosamente ci ha dato un'Italia unita. Sì, unita. Ma unità, io dico, significa anche eguaglianza. Eguaglianza significa rispetto. Io pretendo rispetto dal Nord, lo pretendo perché lo merito. E il primo rispetto che mi devono
è farmi ritornare proprietaria della mia storia, perché un popolo che non ha storia è un popolo che non è mai esistito, e noi siamo esistiti e abbiamo sofferto. Per questo, Memento Domine. Grazie.